Non dobbiamo, nessuno ci ha pagato le nostre campagne elettorali, le donazioni sono quelle che vengono dalle vostre piccole donazioni, sono quelle che ci fanno portare avanti, neanche i soldi dei parlamentari, perché come sapete noi ci tagliamo anche lo stipendio. Io mi sono tagliato oltre 60.000 euro da quando sono in Parlamento, e come me tutto il Movimento 5 Stelle da 7 anni lo fa, 100 milioni di euro ridati ai cittadini. Abbiamo tolto i vitalizi, stiamo tagliando anche il Parlamento e i parlamentari, lo stiamo facendo noi. Tutti ne hanno sempre parlato da tempo, ma solo quando c'è il Movimento 5 Stelle queste cose si realizzano, chissà com'è. E allora cosa fare? Cosa fare? Noi dobbiamo dare alla nostra bellissima Puglia, dalle Tremiti all'Euca, alla Murgia, ai nostri territori interni, meravigliosa. Noi dobbiamo dare la possibilità veramente di emergere. Noi abbiamo avuto un presidente Conte e un governo che si è fatto rispettare in Europa, finalmente. Ci prendevano in giro prima con Berlusconi, con Renzi, ci prendevano in giro. Ora l'Italia è presa da esempio da tutto il mondo per come ha trattato il Covid, la situazione del Covid, che ancora, mi raccomando, teniamo alta l'attenzione. Vedo che tutti quanti voi avete la mascherina, è meraviglioso, perché vuol dire che funziona. Se i cittadini fanno il proprio e lo Stato fa il proprio, tutti insieme riusciamo a raggiungere questi risultati e a essere esempio nel mondo. Ma tutto questo ovviamente è un lavoro che arriverà a metà, perché l'altra metà delle competenze sui nostri territori, i trasporti, i rifiuti, la sanità, sono in mano alla regione, lo sapete bene. Questa regione che ha, lo dobbiamo dire, cioè destra, sinistra, non si capisce chi sono, perché c'era, no, l'assessore all'ambiente Stea, questo già, cioè, non ridere, però è così, a me viene da piangere, però è così, l'assessore all'ambiente, che era da destra, è andato con Emiliano a sinistra, l'assessore all'agricoltura, Di Gioia, che era con Emiliano, ora si candida con Fitto, è un trasformismo totale, senza vergogna, cambiano bandiera, basta che qualcuno gli dà una poltrona. Noi alle poltrone ci rinunciamo, e Antonella Laricchi è l'esempio classico, perché a lei sono state fatte promesse, ti sistemiamo a vita, e lei ha detto no, perché la Puglia è una dignità, i pugliesi hanno una dignità e dobbiamo dargli un futuro, i prossimi 5 anni, i soldi del Recovery Fund, la sanità, i trasporti, l'agricoltura dipendono dalla regione, i rifiuti. Signore e signori, la conoscete tutti quanti, e questa è casa sua, e noi tutti, io vi chiedo, salutiamola come si deve, la candidata alla presidenza della Regione Puglia, Antonella Laricchia! Bravo! Buonasera, ciao a tutti, ciao Adelfia! Grazie di cuore per questo bellissimo spettacolo, siete uno spettacolo incredibile, grazie. Sono molto emozionata, non mi aspettavo tutto questo calore, tutta questa gente, ci conosciamo praticamente tutti, è un bel paese in cui ci conosciamo tutti, ma vedo anche tanti volti nuovi e ne sono veramente felice. Sono a 2 passi dalla strada in cui da bambina giocavo sempre, giocavo a palla. Se mettiamo l'orologio a 25 anni fa, probabilmente a quest'ora ero lì a giocare a pallavolo con alcuni bambini del quartiere. E sono veramente a casa in un luogo anche che unisce, se vogliamo, no? I due rioni di Canneto e Montrone, che hanno fatto la nostra storia e che possono essere la nostra fortuna, la nostra peculiarità su cui investire tanto. Io credo che abbiamo diritto a una regione che garantisca un lavoro, che garantisca l'opportunità di trovare lavoro, un lavoro che sia stabile e che ci dia serenità e soddisfazione. Abbiamo diritto di trovare centri per l'impiego, servizi pubblici che funzionino. Oggi un servizio pubblico non è, un centro per l'impiego non è un punto di riferimento, purtroppo, per chi non ha un lavoro, non lo è tantomeno per chi può dare un lavoro come un imprenditore. Noi a quello invece vogliamo lavorare. Abbiamo scoperto che esistono delle professioni che le nostre imprese pugliesi cercano, ma che non riescono a trovare perché ce ne sono troppo poche in giro. È il caso per esempio degli ingegneri energetici oppure dei tecnici elettronici. Abbiamo scoperto che esistono altre professioni che cercano, trovano, ma non sono soddisfatti della qualità della formazione, come succede per esempio per gli specialisti del mercato o per i tecnici del marketing. Allora a noi è sembrato molto semplice
Se da un lato abbiamo persone che vorrebbero dare un lavoro, ma non trovano il personale, e dall'altro abbiamo il 40% della disoccupazione giovanile, il 16% della disoccupazione generale, noi dobbiamo far incontrare questi due mondi. E lo possiamo fare nei centri per l'impiego, lo possiamo fare con la community della formazione. Io ho già presentato il progetto a tutti i rettori di tutte le università pugliesi e sono d'accordo, dobbiamo far comunicare il mondo della formazione universitaria con quello degli enti di formazione. Oggi la formazione è un servizio pubblico che fa da passacarte di soldi pubblici, dalle casse pubbliche alle tasche dei disoccupati quando sono fortunati, senza effettivamente inserirli nel mondo del lavoro. Noi invece con la community della formazione creiamo un sistema di formazione per cui chi si sta formando trova un lavoro già prima di aver conseguito il titolo. Perché il mondo da cui viene e quello in cui sta andando stanno già comunicando per lui o per lei. Esiste questa possibilità, esiste anche in altri stati. Noi dobbiamo fare in modo che il servizio pubblico, che il centro per l'impiego funzioni così. Perché non l'hanno mai fatto finora? È molto chiaro. Guardiamo quello che sta accadendo oggi e quello che citava già Giovanni prima. I centri per l'impiego sono gestiti dall'ARPAL. Questa agenzia regionale delle politiche attive del lavoro è l'agenzia che il centro-sinistra presunto di Michele Emiliano ha affidato a Massimo Cassano, che conosciamo bene come esponente di centrodestra. Quindi davanti al bivio, davanti alla domanda, ma qui chi ci devo mettere? Chi ci posso mettere a capo dei centri per l'impiego? Che magari me li rivoluzioni, che li renda finalmente funzionanti, che si ispiri ai centri per l'impiego tedeschi. Lui non si è posto queste domande. La vecchia politica queste domande non se li pone mai, qual è la persona giusta al posto giusto. Si pone altre domande e si chiede chi posso metterci lì che mi porta dei voti. Pensa a risolvere i suoi problemi la vecchia politica, non i nostri. Giovanni prima citava tante cose. Io già nel 2015 mi fu offerto di diventare assessore all'ambiente, ve lo ricordate? Ma la mia fortuna fu che Michele Emiliano fu chiaro, in diretta TV, disse chiaramente: io offro l'assessorato all'ambiente ad Antonella Laricchia, in cambio mi accontenterei di un'astensione su tutte le altre materie. Queste furono le sue parole. Lui, astensione significa non votare né sì né no su tutte le altre materie. Cioè, a farla semplice, significa stai zitta. Significa prendi questi soldi e stai zitta su tutte le altre materie. Noi abbiamo rifiutato di stare in silenzio. Abbiamo rifiutato anche quei soldi, chiaramente. Ora sono finiti nei conti correnti di Stea, sono finiti in quelli di Caracciolo, in quelli di una serie di persone. Però siamo orgogliosi di poter venire qui e dire quello che non ha funzionato, quello che abbiamo proposto, quello che non hanno ascoltato. Poi per carità qualcosa è anche passata, per fortuna. Abbiamo inondato quel consiglio regionale di proposte, è passata la banca della terra, ma è rimasta sulla carta. Questa opportunità di censire tutti i terreni incolti nei comuni pugliesi e di offrirli a chi cerca un lavoro, a chi oggi non ha un reddito e può metterli in coltivazione e quindi sopravvivere e iniziare anche a formarsi. È passata la proposta del reddito energetico. La possibilità di mettere dei pannelli fotovoltaici nelle case di chi è più in difficoltà economica, in modo tale che rinnoviamo e andiamo verso le rinnovabili e loro risparmiano i soldi delle bollette. Sono passate diverse cose, ma molte altre si sono scontrate contro il muro della vecchia politica di destra e sinistra in consiglio regionale. È il caso dei vitalizi, per esempio. Un vitalizio è una pensione di 8.000 euro al mese a chi è stato consigliere regionale soltanto per 10 anni e aveva diritto a una pensione di 8.000 euro al mese. Noi abbiamo chiesto di ricalcolarla con il metodo contributivo, molto semplice, come tocca a tutti i cittadini italiani, una pensione che tocca a tutti i cittadini italiani. La cosa più scandalosa è che quel vitalizio da 8.000 euro sarebbe diventato una pensione di 2.400 euro al mese. Mi sembra che non lasci in mezzo a una strada nessuno, mi sembra che sia molto più di tante pensioni di tanti pensionati che sono qui in piazza, nonne per esempio, no? Eppure hanno detto no,
Hanno detto no tutti i consiglieri regionali di destra e tutti i consiglieri regionali di sinistra. Hanno detto no a questa cosa per cui avremmo potuto risparmiare 10 milioni di euro all'anno. Noi abbiamo visto che con 8 milioni di euro all'anno avremmo potuto pagare i corsi di laurea specialistica a 4.000 studenti che scelgono di andare fuori regione a fare la laurea specialistica per fermare anche l'emigrazione dei cervelli a monte. Invece hanno preferito sprecare questi 10 milioni, quindi anche di più, per 200 persone soltanto. 200 persone soltanto in tutta Italia. Abbiamo bisogno di una sanità del territorio. Noi non abbiamo mai conosciuto che cos'è davvero la sanità del territorio, quella che arriva nei nostri quartieri, che arriva con le aggregazioni dei medici di famiglia, con gli ambulatori, le case della salute, gli ospedali di comunità, addirittura che entra in casa con l'infermiere di famiglia, con la telemedicina, con l'assistenza domiciliare. Per questioni semplici, per prestazioni semplici, noi dobbiamo trovare la risposta sotto casa o in casa, la risposta di sanità di cui abbiamo bisogno. Invece abbiamo visto la sanità del territorio dimenticata, abbiamo visto i tagli ai reparti, le chiusure degli ospedali. E cosa ci hanno detto? Dobbiamo risparmiare. Poi quando arriveranno i risparmi, allora avremo i soldi per la sanità del territorio. In realtà noi la sanità del territorio ancora non l'abbiamo vista, i tagli li abbiamo visti, i risparmi non li abbiamo visti, per esempio. Anzi, in questa stessa legislatura hanno trovato le risorse per aumentare gli stipendi ai direttori generali delle ASL, mentre contemporaneamente chiudevano i reparti e chiudevano gli ospedali. È stata una proposta di legge, oltre che un atto di giunta, è arrivato in consiglio regionale, c'era scritto spudoratamente nella relazione: visto che c'è stato il piano di riordino, abbiamo risparmiato risorse, possiamo aumentare gli stipendi ai direttori generali delle ASL. Questa cosa è passata ancora una volta con il voto di tutto il centrodestra e di tutto il centrosinistra. Solo noi abbiamo votato contro. E perché? Non perché siamo contro le professionalità, io lo voglio chiarire subito. Anzi, se un manager di una ASL, di un'azienda sanitaria, è una persona che riduce le liste d'attesa, che offre, trova le risorse e la capacità e le energie per offrire servizi ai disabili e alle loro famiglie, se fornisce addirittura, se libera gli imprenditori agricoli dell'incombenza di tutte quelle visite mediche che devono fare e che insieme a tanti altri adempimenti li impegna per 100 giorni all'anno, io sono felice di pagarlo e di pagarla anche bene. Però abbiamo votato contro perché non esiste. Io non te lo faccio passare in silenzio che tu puntualmente trovi sempre i soldi per gli amici tuoi e chiedi a tutti gli altri cittadini di rinunciare ai loro diritti. E poi gli avevamo offerto l'alternativa, gli avevamo suggerito di collegare questo aumento di stipendio a degli obiettivi. Se avessero diminuito le liste d'attesa avrebbero preso 5.000 euro in più, se avessero fornito i servizi a disabili avrebbero preso altri 5.000 euro in più e così via. Tutto questo hanno detto no. Ora noi abbiamo tanto da fare, abbiamo i centri per l'impiego da riformare, la sanità da riorganizzare, abbiamo le politiche dei trasporti da collegare, le scelte politiche da collegare agli spostamenti che fanno i pugliesi, abbiamo l'agricoltura da risarcire, perché in agricoltura è stato fatto il peggior crimine politico di tutti i tempi. C'era 1.600.000.000 di euro che dovevano essere spesi tra il 2014 e il 2020. Invece hanno speso, oggi che siamo al 2020, soltanto il 33% e rischiamo di perdere per sempre 150.000.000 di euro. L'agricoltura ha altre sfide. Noi qui ad Adelphi anche lo sappiamo bene, possiamo fare le organizzazioni di produttori, possiamo vendere, spingere all'estero i nostri prodotti per aumentare il reddito degli agricoltori. Dobbiamo liberare gli agricoltori da tutte quelle incombenze attraverso i centri per l'impiego, per le assunzioni, attraverso le ASL, per le visite mediche. Però oggi abbiamo un altro problema, che è quello di andare a recuperare quei soldi che rischiamo di perdere per sempre. Allora dobbiamo andare in Commissione europea e spiegare che i ragionamenti per cui rischiamo di non averli più non devono valere, perché chi ha commesso quel crimine politico sono due persone. Il primo è Michele Emiliano e guida la coalizione di centrosinistra, e lo sappiamo bene, di presunto centrosinistra. Il secondo si chiama Leonardo Di Gioia, è stato assessore all'agricoltura per quasi tutto questo tempo e oggi è candidato con Raffaele Fitto. Voglio chiudere con un'ultima cosa. Abbiamo bisogno ovviamente in Commissione europea di dire che questi due criminali politici sono a casa e quindi possiamo ricominciare.
Voglio chiudere con un'altra cosa. Il 20 e il 21 settembre noi non decideremo se la Puglia è di destra o di sinistra del Movimento 5 Stelle. Voteremo con due croci. La prima croce è sul nome del candidato presidente, che troviamo già scritto sulla scheda. La seconda croce è sulla lista, sul gruppo politico, che come sapete può anche non essere collegato al candidato presidente che si sceglie. Ora, perché vi dico questo? Perché la domanda su quella scheda è molto chiara. La prima croce è la più importante, la più decisiva, è quella che fa vincere le elezioni, è quella che determina il Consiglio regionale. La domanda è: ma tu, Puglia, a chi vuoi affidare la gestione della sanità, dei centri per l'impiego, dell'agricoltura, dei trasporti dei prossimi 5 anni? Ad Antonella Laricchia, a Michele Emiliano o a Raffaele Fitto? Questa è la domanda contenuta in quella scheda. In questo momento sono in corso tantissimi bandi tirati fuori all'ultimo momento, stabilizzazioni, assunzioni, qualcuno anche ritirato. Ci sono anche delle inchieste per voto di scambio, l'assessore Pisicchio è già indagato perché lui o il fratello avrebbero promesso in qualche modo alloggi popolari in cambio del voto a queste regionali. Già 5 anni fa il clan di Cosola, di Ceglie e Carbonara è dimostrato da 2 sentenze, aveva costretto i cittadini di Ceglie e Carbonara a votare un certo Natale Mariella, poi non eletto candidato con Michele Emiliano. Questo lo dicono già 2 sentenze. Se fosse successo a una regione del Movimento 5 Stelle, il TG1 avrebbe aperto il TG appunto per 2 settimane di seguito. Io sono sicura che lo scoprite, molti di voi lo scoprono oggi. Però non hanno i soldi per comprare tutti. I soldi per comprare tutti i 3,5 milioni di pugliesi che votano, che possono votare, non ce li ha nessuno. Ecco perché quei voti saranno comunque pochi rispetto a tutti i pugliesi, ma possono produrre percentuali altissime se la maggior parte dei pugliesi resta a casa e non va a votare. Se invece la maggior parte delle persone va a votare, se le persone per bene escono da casa loro e vanno a votare e vanno a scegliere, allora quei voti pericolosi non decideranno per noi. Non avranno percentuali alte, saremo noi gli artefici del nostro destino. Io questo voglio dirvi, la Puglia è una possibilità di cambiamento, dobbiamo riprenderci la regione Puglia, restituirla ai cittadini, ce la meritiamo, è la regione più bella del mondo secondo numerose riviste internazionali, meritiamo di decidere noi insieme cosa vogliamo farne, quale deve essere il futuro dei settori più importanti che decidono la nostra vita quotidiana. Quindi diamoci da fare, abbiamo una settimana di tempo anche per informare tutti i cittadini di questa opportunità. Io vi ringrazio per avermi veramente regalato questo spettacolo stupendo, ringrazio Danilo, ringrazio Luigi, ringrazio i parlamentari che sono qui, c'è Angela Masi, c'è Francesca Ruggero, c'è Giovanni Vianello, Francesca, tutti i candidati che sono intervenuti, vi ringrazio tutti e vi abbraccio, ci vediamo presto. Danilo Toninelli. Antonella Laricchia. Antonella Laricchia. Buonasera a tutti. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Ce la stiamo mettendo tutta, questa ragazza sta dando cuore, anima, mente per la sua regione, per la Puglia, abbiamo una grandissima opportunità. Io volevo farvi un discorso proprio che accompagna tutti voi cittadini e tutte noi cittadini al voto, è quello della credibilità e della incoerenza tra la narrazione dei fatti, della narrazione di quello che accade attorno a noi e i fatti. Provate a pensare cosa accade sempre in TV, sempre sui giornali nei confronti del Movimento 5 Stelle. E provate a pensare a come il Movimento 5 Stelle al governo, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, abbiano gestito un periodo difficilissimo da tutti i punti di vista, ma prima di tutto sanitario, e ve lo dice un lombardo in Italia. Io arrivo dalla regione, la Lombardia, che ha avuto circa 20.000 morti per il Covid. E arrivo dalla regione, oramai ho una certa età per ricordarmi da quanti anni descrivono la sanità lombarda come un modello. E quasi era entrato nel credo popolare che fosse un modello quello della sanità lombarda. E invece alla prova del 9 è crollata miseramente. Non lo sapevamo, eravamo gli unici anche lì a fare opposizione e a dire loro: guardate che non potete dare tutti i soldi pubblici alle cliniche private, anche se noi non ce l'abbiamo con le cliniche private, ma prima vengono i medici di famiglia, prima viene la medicina territoriale se capita qualche cosa,
Tutti devono avere il diritto ad essere curati. È arrivato questo qualche cosa, una pandemia devastante, inaspettata, e quel modello è crollato. E ve lo dico veramente da cittadino lombardo che ha vissuto nel pieno del territorio del contagio, grazie a Dio che c'era il Movimento 5 Stelle, grazie a Dio che c'era Presidente del Consiglio Conte, che ha salvato regioni straordinarie, comprese la Puglia, con una gestione oculata. Ma se guardiamo ovunque, guardiamo le TV, guardiamo quello che raccontano, è sempre molto negativo. Oppure ci sono altri fatti, ci sono i fatti del Movimento 5 Stelle, un movimento fatto da persone incompetenti. Uno ve l'ho già raccontato, quel Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ricordiamoci sempre che è una risorsa che arriva dagli ideali, dai valori che sono riassunti dal simbolo del Movimento 5 Stelle. Ma poiché uno dei valori del Movimento 5 Stelle, l'altruismo, noi non abbiamo chiesto a questa persona, Giuseppe Conte, persona capace, competente e ovviamente onesta, di sponsorizzare un simbolo, perché non ci interessava, perché lui verrà sostenuto sempre fin quando andrà avanti a proteggere, ad aiutare il popolo italiano. E la sta facendo e lo stiamo facendo, perché così tanti provvedimenti a favore dei cittadini non ci sarebbero stati in un periodo come questo, in cui, credetemi, se non fossimo intervenuti con questo senso di responsabilità, chissà che tensioni sociali ci sarebbero state. E questo dobbiamo veramente dare atto a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno lavorando. E poi c'è il tema delle infrastrutture. Il tema delle infrastrutture mi riguarda personalmente, riguarda personalmente il Movimento 5 Stelle. Ricordatevi, la prima opera, grande opera, e le grandi opere devono essere prima di tutto utili, ma la prima grande opera che il Movimento 5 Stelle, su cui il Movimento 5 Stelle ha iniziato a lavorare sin dall'inizio, che è iniziata in noi da una tragedia immane, che è quella del Ponte Morandi, la prima grande opera su cui il Movimento 5 Stelle ha messo l'impronta digitale, ricordatevi sempre che è un'opera che siamo riusciti a concludere in 15 mesi di lavoro, circa 2 anni dall'accadimento. E credetemi che se non ci fossero state persone coraggiose, intransigenti come quelle del Movimento 5 Stelle, e Luigi lo sa perfettamente, il giorno dell'inaugurazione, lasciate stare che se avessimo ascoltato Salvini l'avremmo fatta ricostruire Benetton ed oggi il ponte non ci sarebbe, ma credetemi, non ci sarebbe stata un'inaugurazione fatta con al centro chi ha sofferto, le famiglie delle 43 vittime, gli sfollati e Genova, ma si sarebbero saliti sul palco, sapete chi? I Benetton, coloro che erano dietro quella mala gestione di una cosa pubblica su cui abusavano e su cui avevano miliardi e miliardi di euro. E uno stuolo di istituzione applaudire chi aveva ricostruito il ponte. Invece grazie a noi che non abbiamo mai mollato, nonostante le difficoltà e le pressioni, i responsabili sono usciti, li stiamo cacciando e stiamo facendo tornare un asset pubblico strategico straordinario. Quali sono le autostrade? In mano a chi? A chi le ha pagate? Che sono i nostri padri, i nostri nonni, cioè al popolo italiano. Che significa che una cosa pubblica non verrà più abusata dai privati per spremerla e ottenere solo soldi, ma verrà utilizzata con l'interesse pubblico della sicurezza e non del profitto e di conseguenza di minori costi. Abbiamo un lavoro enorme da fare. Il 20 e 21 settembre c'è un voto che va oltre il senso del voto politico, perché stiamo dicendo a chi affideremo domani, questo Luigi giustamente lo dice sempre, i miliardi che abbiamo messo noi come governo, i 100 miliardi con i vari decreti, ma quelli che siamo riusciti a ottenere dall'Europa, quei 209 miliardi. E io non ho mai visto, credetemi, così tanti avvoltoi. E questi avvoltoi sono lì ad aspettare, a cercare in tutti i modi di sostituirsi a forze politiche trasparenti ed oneste come il Movimento 5 Stelle, perché sanno questi avvoltoi che noi non li destineremo alle sacche di potere, al sistema lobbistico, agli affaristi, a chi se li spolperà, ma le destineremo agli imprenditori onesti, che sono il 99%, alle famiglie, al tessuto produttivo, all'ambiente, alla digitalizzazione, insomma ribalteremo in meglio come un calzino questo paese.
E sapete chi avrà tanti blocchetti degli assegni di questi soldi da poter spendere bene? I futuri presidenti di regione, i futuri sindaci. E quindi come possiamo pensare di dare un fitto il futuro della regione Puglia quando i fatti dimostrano che abbia tagliato sulla sanità? Come possiamo pensare di dare ad un Emiliano che è diventato più politico dei politici, per cui le alleanze servono solo per portarsi voti? Per noi, se si fanno alleanze, servono a portare vantaggi ai cittadini, perché prima delle alleanze ci sono i programmi e i sogni da realizzare della gente, e se capiamo che non si possono realizzare con certe persone, non le percorriamo. È per questo che Antonella Laricchia, e concludo, è la più grande opportunità che abbiamo oggi in Puglia. E quindi il 2021 diamone un taglio a questi 345 parlamentari, confermiamo il voto del Parlamento e votiamo Antonella Laricchia, prima il suo nome, una X sul nome e poi una X sul simbolo del movimento, e credetemi che miglioreranno le cose, perché quando sei onesto hai le mani libere, puoi scegliere persone oneste, mani libere, competenti, che fanno le cose migliori che ci possono essere. Grazie infinite per l'affetto, non mollate, il Movimento 5 Stelle è con voi, e passo la parola al grandissimo amico Luigi Di Maio. Grazie Danilo, grazie a voi tutti per essere qui. Io voglio ringraziare Antonella perché veramente ce la sta mettendo tutta e...